da 25 anni, sempre in prima fila. Da Bergamasco, gioca in casa. Ecco a voi l'instancabile responsabile federale dell'organizzazione, Roberto Calderoli. Grazie Daniele, e devo dire che adesso chiedo io un applauso per qualcuno, dobbiamo farlo al Daniele Belotti per l'organizzazione che ha fatto, per il calore che crea nei suoi interventi, e lo dico da bergamasco perché è ultra atalantino, anche quello non è una cosa da poco, però grazie soprattutto a voi che oggi siete qua. E quando io vedo la gente seduta là in cima so che è una pontida di quelle clamorose, quest'oggi ci sono. E oggi, sono un sentimentale quest'oggi, vi dico, vi voglio bene, donne e uomini compresi. Oh, non ho cambiato la sponda, però quando si è pontida veramente quella scritta fratelli sul libero suolo, la senti veramente dentro forte, è una cosa che provi solo qui a Pontida, e quindi ne sono contentissimo che questo capiti sulla terra di San Marco, come diceva qualcuno. Oggi ho un compito ingrato, non parlo di politica, devo dirvi due cose rispetto allo statuto che ieri il congresso ha approvato. L'hanno votato i delegati, ma per me tutti i delegati sono quelli che vengono a Pontida, e è giusto parlarne anche qua a Pontida di questo statuto, perché militanti siete voi. È una cosa che abbiamo dovuto fare, purtroppo per legge, per adeguamento e interpretazione di legge, è una cosa che abbiamo dovuto fare perché le cose che siamo stati costretti a fare ultimamente sono delle cose allucinanti, per il fatto che avevamo un unico bilancio con un'unica partita IVA. Il primo di giugno abbiamo dovuto mandare un camion di tutti i documenti contabili a Roma alla commissione che verifica tutti i bilanci. Ma si sa, potrà essere così furbi da chiedere di mandare un camion in orario d'ufficio se il camion in orario d'ufficio a Roma non può entrare? Se li venissero a prendere loro, porca bestia! Ma non è solo quello. 3 mesi di tempo, un mucchio di persone a mettere insieme tutte le pezze giustificative e un altro esercito di persone per controllarle. Io non so cosa ci è venuto a costare questo bilancio, e il sapere che abbiamo i dipendenti in cassa integrazione a casa e spendere dei soldi per le scartoffie mi sembra una cosa immorale e che deve finire. La risposta... Voi pensate che ci hanno chiuso e tolto la corrente in alcune delle sedi nazionali? Non perché, come ha scritto qualche giornale, la Lega era insolvente, ma perché ci sono qualche sezioncina, magari per una fattura di 20 o 30 euro, che capita a casa del Signore e te la chiudono da un'altra parte. E quindi dovevamo superarlo, e per farlo io credo che il risultato sia stato un buon risultato, non solo da un punto di vista amministrativo organizzativo, ma anche da un punto di vista politico, perché la Lega fino ad oggi era una confederazione sulla carta. Da ieri la Lega è una confederazione vera e propria di altrettante nazioni, tutte dotate di autonomia giuridica, fiscale, finanziaria e politica. E io credo che sia un bel salto in avanti per un movimento che ha fatto del federalismo la sua ragione di vita. Alcune cose voglio però sfatarle che mi hanno dato fastidio. Ho letto sui giornali, qualcuno ha dichiarato che noi ieri davamo via alla Lega nazionale, alla Lega italiana. Ragazzi miei, io c'ho un nonno
che ha fondato a Bergamo il MAB, il Movimento Autonomista Bergamasco, che aveva come motto, mi scusino gli amici del Noi con Salvini, Bergamo Nazione, tutto il resto Meridione. Quindi voi immaginatevi, se avessi mai prestato la mia mano, piuttosto me la taglio via, piuttosto di fare uno statuto centralista o nazionale. Oggi avete visto alzare da Matteo Salvini in persona la bandiera della Padania. Qualcuno ha detto che avremmo cambiato il simbolo. Il simbolo è questo. E a livello dell'articolo 1, lo rileggo come l'ho fatto all'ultimo congresso, la Lega Nord per l'indipendenza della Padania ha per finalità il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale, quale repubblica federale indipendente e sovrana. Quindi i giornalisti o quelli che parlano dei giornali, basta raccontare palle, questa è la realtà. Così come l'altra palla che avevo sentito dire, soprattutto da qualcuno, è che la Lega sarebbe diventata milanocentrica. Lo statuto, dando l'autonomia a ogni singola nazione, cresce l'autonomia di tutti, altro che milanocentrismo. La cosa che, di cui sono contento, è che proprio le due persone che hanno rallentato il cammino di queste modifiche, accusandoci di queste cose, hanno fatto un partito, si sono schierati contro la Lega e contro Zaia, hanno perso e finiranno come tutti gli altri nel dimenticatoio. E sono felice, grazie al lavoro che abbiamo fatto con il commissario Dozzo, di aver iniziato a riportare dentro decine e decine di militanti buttati fuori da quei personaggi e che probabilmente quando fischiavano avevano il sacrosanto diritto di fischiarlo perché non era della Lega, punto. Da domani si riparte, potremo ritornare a prendere un po' di gente sul territorio. Ringrazio veramente tutti per la grande militanza, perché abbiamo dovuto fare tutta la campagna elettorale senza il supporto del personale. Dopodiché le varie strutture del movimento, sezioni, circoscrizioni provinciali, dureranno fino alla conclusione del mandato, e invece le nazioni andranno a congresso prima dell'autunno, perché noi abbiamo bisogno di preparare e affilare le armi per una battaglia. Io voglio che i capigruppo e tutti i parlamentari, consiglieri regionali, tutti, noi dobbiamo avere l'impegno entro la fine dell'anno di mandare a casa il signor Renzi e il suo governo, punto. Poi ci penserà a prendere l'altro impegno Matteo Salvini. Noi dobbiamo mandarlo a casa e lui deve farci vincere le prossime elezioni, punto, che saranno in primavera prossima. Io durante la campagna elettorale dicevo: il ballottaggio sarà fra i due Mattei e vincerà quello giusto, cioè Salvini. Sapete che non sono mica più certo che andrà così. Per me c'è il caso che il signor Renzi, a parte che si è sfiduciato da solo, perché lui non è mai stato eletto a niente, è stato votato solo dalle primarie. Adesso ha detto che le primarie non servono più perché sono inutili o bugiarde, a questo punto devi andare a casa tu, ti sei autosuicidato da solo. Se io fossi uno del PD, francamente, dopo aver perso 2 milioni di voti, fatto a fette il partito, perché è l'unico segretario che è riuscito a far fuori se stesso. Voi pensateci da quanto tempo democristiani, socialisti, tutti cercavano di far fuori la sinistra in Italia. Ci voleva Renzi, segretario del PD, per ammazzare la sinistra nel paese. Come fanno a ricandidarlo a questo punto? Io credo, e concludo, che le cose siano mature e ce la possiamo fare. Là vedo una ruspa che è il simbolo non solo per i campi rom abusivi, per gli immigrati irregolari,
Matteo, quella ruspa lì, usala per mandare a casa un governo di persone che non sono in grado di fare neanche l'ho col bicchiere. E concludendo, veramente, mi sono borsato la borsetta della spesa quest'oggi, con due tipologie di prodotti, adesso ve le faccio vedere. Due mattoni, ma come notate sono di due tipi diversi. Uno è pieno, che è quello per costruire il muro modello Ungheria per non farli venire più. Uno è forato, perché? Perché, come giustamente hanno detto la Boldrini e tanti altri personaggi, basta muri, no, il muro lo facciamo. Questo è forato perché bisogna fare i ponti. Perché, ragazzi miei, noi dobbiamo fare un ponte, perché sennò da che parte passano per tornare a casa? Un ponte a senso unico, per mandarli di là. Poi, se vogliono approfittarne anche la Boldrini e tutti gli altri per andare in Libia, un cammello ad accoglierli sulla riva la troveranno sempre. Viva la Lega, viva Pontida!